Anche quest'anno, come tradizione, il vescovo di Volterra, Sua Eccellenza Monsignor Alberto Silvani, invierà tramite Dispenser TV il suo messaggio pastorale e di auguri per le prossime festività. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù, tra pochi giorni celebreremo il grande avvenimento del Natale, cioè l'entrata di Dio nella nostra storia. Dio viene in mezzo a noi per rivelarci la sua natura e per farci scoprire la nostra identità. È consuetudine celebrare questa ricorrenza nella gioia, con scambio di doni e di auguri, con spese che se da una parte sono il segno della festa, dall'altra stridono con la semplicità e la sobrietà del primo Natale. La situazione economica che si è creata in questi ultimi mesi ci impone un ripensamento sul nostro modo di gestire i beni che la provvidenza ci mette nelle mani. La crisi economica ci tocca da vicino e potrebbe avere ripercussioni anche su molti di noi, perché non si tratta più di casi isolati che possano essere riassorbiti dalle istituzioni pubbliche o dalla generosità dei privati. Forse è il caso di riscoprire un po' di moderazione e di parsimonia nel nostro modo di gestire il denaro. Esiste anche una virtù che si chiama temperanza, che ci invita a programmare le nostre spese senza avarizia e senza sperpero. I cristiani, in quanto persone che vivono di fede, non si spaventano nei momenti difficili della storia, ma cercano di cogliere dagli avvenimenti quei suggerimenti che sono utili per una maggiore comprensione. L'insegnamento che possiamo trarre è quello di vivere con una maggiore sobrietà, renderci conto che ci sono dei limiti per tutti e che le gioie semplici sono le più belle. Se il prossimo Natale sarà una festa interiore e non lo sfoggio di inutili esteriorità, avremo tratto profitto dalla lezione della storia. Carissimi fratelli e sorelle, l'augurio che vi rivolgo per mezzo di Dispenser TV è dunque quello di entrare nel clima della festa, lasciandoci coinvolgere da questa luce che viene dall'alto. Rallegriamoci perché il Signore viene. Andiamogli incontro con le nostre opere buone. Sarà forse il caso di metter fine a una controversia inveterata, di ricercare un amico dimenticato, di scrivere una lettera d'amore, di condividere qualcosa con il vicino, avere fiducia nei nostri giovani, mantenere una promessa, abbandonare il rancore, perdonare e chiedere scusa, sorridere un po' di più e celebrare il sacramento della riconciliazione, contemplare la bellezza del creato e le meraviglie della terra. I miei auguri di ogni bene giungano dunque ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, ai catechisti, alle autorità civili e militari, agli insegnanti, agli anziani, agli ammalati, ai bambini, ai lavoratori e alle lavoratrici, alle donne che si dedicano all'educazione dei figli, agli ospiti della nostra casa di reclusione e agli operatori televisivi. Sia per tutti un Natale di gioia e di speranza.